Allora, dovremmo già essere in diretta. Mi confermate che siamo in diretta? Ciao a tutti, ciao ciao, eccomi qua. Allora, ci siete già un pochino. Quest'oggi facciamo un esercizio interessante. Abbastanza difficile anche questo. Allora. Intanto saluto Maria Evaristo, ciao Maria, Ale Giammi, Domenica Noto, Arianna, ciao, ti ho appena mandato una mail. Bene, ok. Ela Visconti, ciao, Valerica, ciao, Ale La Frisca, ciao Ale. Anche se quella foto che hai mi inquieta un pochino. Allora, poi c'è Deborah, Franci, Ramona, Elena, Mayra, Adina. Ciao, ciao, ciao. Allora, per chi è su Facebook, magari una condivisione, ma anche per chi è YouTube, così almeno vediamo di svegliare quelle che sono magari un po' in ritardo, che non si ricordavano che oggi facciamo gli esercizi. Quindi basta fare condividi, dedichiamo un secondino a condividere. Buongiorno, buongiorno. Poi io lo dico sempre, poi in realtà vado a vedere di tutte voi solo due o tre condividono, eh? Però vabbè, pazienza. Evidentemente condividere vi dà fastidio. Però vabbè, è di utilità, è di grande utilità. Però è vero, io chiedo sempre all'inizio della lezione di condividere più che altro per avvisare le altre persone che magari se lo sono perso. Però non vi piace condividere, no? Non vi piace. Su Facebook tutti condividono le peggio cose, le scemenze peggiori, però questo no. Ma in generale, evidentemente è proprio il fatto di chiederlo che non va bene. Non bisogna chiederlo di condividere, perché se lo chiedi, non condividi. Se invece scrivi, mi raccomando, condividi, altrimenti verrà censurato. Segreto di Stato. Allora quelle cose invece vengono condivise come se non ci fosse un domani. Va bene. Ciao Celeste, ciao ciao ciao. Allora. Ricordo per chi ci guardasse per la prima volta che abbiamo istituito un gruppo su Facebook che lo vedete qui. Si chiama Trucco Permanente Forum. È un gruppo libero, aperto a tutti, gratuito, dove potete entrare e far parte del gruppo Lux, che siamo noi, e potete pubblicare le vostre cose. Vedete quanti bei lavori che vengono pubblicati, anche di disegno, di esercitazioni, sopracciglia, video, video lezioni. Questo gruppo serve a tutti. È un gruppo dove poi voi potrete pubblicizzare i vostri lavori, ad esempio. Quando ricominceremo a lavorare, potete mettere le vostre pubblicità, i vostri lavori. E in questi giorni che siamo tutti fermi a casa, lo utilizziamo per fare qualche esercizio insieme. Normalmente gli esercizi invece vengono corretti nel gruppo privato, quello che invece, come dire, al quale si accede dopo aver fatto il corso iniziale. Intanto saluto anche Amal, Giorgia, Maria Rosaria, ciao. Ok, condiviso. Valeria Castaldi, ciao, come stai? Come stai? Teresa, ciao Teresa. Ok, benissimo. Allora, direi che possiamo cominciare a capire un po' come va la questione. Dunque, siamo un po' pochini oggi, eh? Siamo un po' pochini. O è sbagliato l'orario? O non avevate voglia di fare gli esercizi? Perché siamo un po' pochini, siamo veramente pochi oggi. Siamo veramente strano perché di solito siamo almeno un centinaio. Oggi siamo proprio pochi pochi. Ditemi se questo orario per voi è sbagliato, se non vi va bene, se non vi piace, perché, come dire, non ha molto senso fare queste cose con questi numeri così bassi, eh? Non ha molto senso. Quindi se volete possiamo provare a cambiare orario.
perché così non ha molto senso. Ok. No, oggi no, il nuovo dermografo non si vede oggi. Vedete, sì, molta gente ha ricominciato a uscire per via della fase 2 e quindi non sono più chiusi in casa e quindi questo non è evidentemente più un orario corretto per fare le lezioni, perché siamo troppo pochi, siamo veramente pochi, siamo poco più di 30, di solito siamo un centinaio. No, no, ma non è per quello, è che capisci che molta gente se la perde la lezione, per quello, perché voi ovviamente, voi che siete presenti, mi dite chiaramente che per voi l'orario va bene, ma facciamo così, metteremo giù un sondaggio. Valeria, ma queste regole non sono per tutti uguali, eh? Dipende dall'argomento, dipende dall'argomento. Perché, ok, tu mi dici fare dirette alle 7, sì, ma alle 7 dipende da che, dipende dall'argomento che tratti, no, non sono regole che vanno bene per tutti. Sì, si seguono i ragazzi ancora per le lezioni, sì, certo. Sì, mi dice falle di sera, sì, ragazzi, però io ho anche una vita, eh. Di sera capite bene che già lunedì sera sono impegnato con voi, giustamente. Se poi dovessi fare anche le lezioni di sera, vorrebbe dire non avere più possibilità alla sera di farmi gli affari miei. Cioè, come dire, posso farlo ogni tanto, però non è che, come dire, se diventa che devo fare tutte le sere lezione, la mia vita poi dove va a finire, ragazzi? Eh? Comunque, vediamo, dai. Cioè, io già lavoro tutto il giorno, tutti i giorni, se poi devo fare lezioni anche di sera, tutte le sere, allora no, non ce la faccio fisicamente. Eh? Infatti, qualcuno mi dice alle 19, no, lo so. Di sera non è il massimo, perché la gente ha bisogno di potersi fare gli affari propri di sera, non è. È che secondo me cominciamo a essere in un momento in cui la gente ha ricominciato a uscire al pomeriggio e quindi c'è meno. Prova, dice: tu non hai una vita, tu vivi qui per noi. Sì, lo so, in pratica è anche vero, sì, però non ce la fa. Poi davvero la sera la gente in realtà. Noi adesso tutti i lunedì ci vediamo perché lunedì è il nostro appuntamento fisso ormai da anni alla sera, però alla sera per la gente è un problema perché le mamme che devono fare da mangiare per la famiglia, poi dopo magari sono stanche, giustamente, come fate? Non è possibile. Ok, va bene, dai, poco importa, poco importa. Noi andiamo avanti, vediamo un po', poi al limite faremo un sondaggio. Di giorno siete più freschi, certo, sì. La gente ormai, giustamente Deborah dice, con la fase 2 ormai siamo un po' più in giro, no? Siete molto più in giro, giustamente, giustamente, e quindi c'è meno possibilità di seguire le lezioni. Va bene, ok, però io vi dico che con questi numeri però le lezioni non potranno andare avanti, eh? Troppe poche persone, non è troppo poco. Troppo poco nel senso che non ne vale la pena davvero, eh? Perché comunque sono praticamente 2 ore di lavoro. Comunque, per carità, andiamo avanti, vediamo qualcosa. Bisogna trovare un orario migliore. Magari sai cosa possiamo fare? Celeste, cortesemente, fai così. Fai un sondaggio sul gruppo Trucco Permanente Forum, chiedendo qual è l'orario migliore per le lezioni. Così almeno vediamo un po' che cosa esce fuori. L'orario migliore per fare la lezione. Perché sennò veramente molta gente se la perde e non ha senso farla. Eh sì, Daniela mi dice scegli tu l'orario, d'altronde ancora grazie che le fai, ma no, no, non è per quello, perché, ripeto, se fino alla settimana scorsa eravamo in 100 e oggi adesso siamo in 40, vuol dire che questa differenza tra la fase 1 e la fase 2 evidentemente ha fatto in modo che l'orario è diventato sbagliato, perché la gente ha cambiato le abitudini. Allora, non è che la gente non segue le lezioni, la gente le seguirebbe anche volentieri, evidentemente che a quest'ora non può. E allora dobbiamo, magari si può, magari le facciamo al mattino, no? Ecco, quindi è più facile. Dobbiamo solo trovare l'orario giusto. Quindi ora Celeste farà
farà un sondaggio, così vediamo. Va bene, allora l'esercizio di oggi è questo. Allora, io l'ho chiamato linee a tempo. Linee a tempo. Che cosa vuol dire? Vuol dire che intanto armatevi di dermografo e ago da linea. Ago da linea. Allora, linee a tempo, che cosa vuol dire? Vuol dire che dobbiamo imparare a gestire la velocità della mano nel tirare una linea. Come si fa questo? Si fa così. Si fa che si deve stabilire una lunghezza, che deve essere una lunghezza fissa. Ora, mettiamo più a fuoco, ecco qua, una lunghezza. Allora, la lunghezza fissa che io vi consiglio, che utilizziamo per l'esercizio di oggi, è di 4 centimetri. Quindi prendete un righello, vi fate una linea di 4 centimetri di qua. Poi sulla pelle sintetica vi create praticamente un segno dove iniziare e dove finire, in modo da sapere che più o meno partendo da qui e arrivando qui avete fatto 4 centimetri. 4 centimetri. Allora, è importante che i centimetri siano 4, perché 4 centimetri sono già di più di quello che può essere qualunque pelo, ad esempio, no? Di quando lavoriamo. Però, come dire, non è nemmeno una linea troppo lunga che mette in difficoltà. Allora, qual è l'esercizio? L'esercizio sarà quello di fare diverse linee a diverse velocità. Voi impostate la vostra macchina, quindi il vostro dermografo, quindi impostatelo da linea con la velocità della linea che usate di solito, adesso non è così importante, e farete questo. Dovrete fare questa linea contando i secondi. Ad esempio, si parte dall'inizio alla fine. Diciamo che facciamo finta di partire con il nostro dermografo. La velocità normale più o meno potrebbe essere questa: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ecco, diciamo che 7 secondi è più o meno una velocità standard. Quindi 7 secondi. Allora voi dovrete riuscire a fare questi 4 centimetri in 7 secondi. Fermi che non abbiamo finito. Fermi che non abbiamo finito. Allora farete più linee. Utilizziamo 7 secondi come standard uguale per tutti. Il primo esercizio quindi sarà di riuscire a fare una linea in 7 secondi. Attenzione perché vi verrà di andare più rapidi. Vi verrà di fare la linea non in 7, ma in 5 secondi. E quindi dovete riuscire a frenare la mano, però di iniziare, cioè fare dall'inizio alla fine uguale, quindi già partire con una velocità corretta. 7 secondi. Fate 3 o 4 o 5 o anche 10 linee a 7 secondi. 7 secondi. Quindi almeno una decina di linee a 7 secondi, in modo che la vostra mano prenda giustamente quella giusta velocità lì. Quando avete fatto queste 10 linee a 7 secondi, ci scrivete 7 sotto, così almeno ve lo ricordate. A quel punto cominciamo a fare la parte più difficile dell'esercizio, e cioè cominciamo a rallentare un po' e ad accelerare un po'. E quindi cominceremo a fare delle linee in particolare. Dopo un po' comincerete a farne un paio a 8 secondi, 2, 3, 4 linee a 8 secondi, poi 2 o 3 o 4 linee a 9 secondi e poi in ultimo ritornate a fare 7 secondi e poi ne fate una invece a
6 secondi. Prima però dovete ritornare a 7. Prima dovete ritornare a 7 perché dovete di nuovo resettarvi. Allora, ripeto, una decina di linee a 7 secondi. Poi ne fate 3 o 4 a 8 secondi. Altre 3 o 4 a 9 secondi. Poi ne fate di nuovo 3 o 4 a 7 secondi e poi 3 o 4 a 6 secondi. Allora, questo vi servirà per imparare a utilizzare bene la vostra mano, il vostro polso e quindi avere il controllo, ovviamente l'inclinazione, la pendenza, la velocità, queste cose le abbiamo già dette, ora non le ripeto. E questo tipo di controllo vi servirà tantissimo perché dovrete voi imparare a fare in modo a un certo punto di non pensare più e la mano deve però non accelerare mai. Un po' come succede nella musica, no? Devi riuscire ad andare sempre a tempo senza pensarci più. E l'unico modo è allenarsi. Ora noi non abbiamo un... come si dice? Non abbiamo un... sì, vabbè, ora poi ve lo dico. Non abbiamo un click, vabbè, quello volevo dirvi, per farvi sentire il tempo, ma voi potete contare. Ora però, attenzione, perché quando contate i secondi, più o meno i secondi sono così. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non sono così. 1, 2, 3, 4, 5. Questi non sono secondi, Cioè, non è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E sono arrivato in 7 secondi. No, non è così. E deve essere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, capito? Cioè non dovete barare, se no se barate fate uno scherzo a voi stesse. Ora quindi cominciate a fare questo. Quando avrete finito faremo qualche considerazione sul fatto di andare più veloci e più lenti. Ovviamente queste considerazioni terranno anche conto del fatto che la velocità di partenza di ognuna di voi sarà diversa, cioè la velocità con cui avete settato la macchina. Potete iniziare, tanto per cominciare ditemi se è tutto chiaro. Allora, tanto leggo un po' i vostri commenti. 4 centimetri, sì, 4 centimetri, 4 centimetri, certo. 4 centimetri, ok. Ok, perfetto. Direi che vi va bene. Ok, allora Nadia mi scrive... Quando dici di fare le linee, si fanno in modo continuativo o con l'avanti e indietro come quando tatuiamo? Nadia, perché quando tatui vai avanti e indietro quando fai le linee? Scusa, ma da quando in qua si va avanti e indietro quando si fanno le linee? Nadia, non si fanno le linee avanti e indietro, le linee si vanno, si tira e basta. Cioè, tu ho capito benissimo cosa dici, tu intendi dire di fare questo lavoro qui. Ecco, benissimo. Questo no, questo non è tatuare, Questo è principiante day e basta. Tatuare è questo, puntare e tirare. Tatuare è questo. Capito? Fare avanti e indietro? No, negativo. Lo so che lo insegnano in tanti, Ma qualunque tatuatore, cioè, chi è che lo insegna? Lo insegnano quelle che fanno trucco permanente che non sanno tatuare. Perché se voi fate vedere a un tatuatore di fare una linea andando avanti e indietro, giustamente vi ride in faccia, ma vi rido anch'io in faccia. Non si fanno le linee avanti e indietro, negativo proprio, negativo. Se non in alcuni casi, in alcune eccezioni, devi imparare a fare una linea tirandola una volta sola, se vuoi imparare davvero a lavorare, se no facciamo altro. Ale mi dice, non posso usare delmografo? Beh, certo, puoi farlo anche con la carta e con la penna, è sempre meglio che niente, certo.
Isabel De Cilis mi dice: a che velocità? Non capisco la domanda. A che velocità intendi della macchina? La macchina devi metterla a come la usi di solito per le linee. Adesso non perdo tempo a spiegarvi questa cosa qui perché l'ho già detto milioni di volte e perché sennò perdiamo troppo tempo. Quindi no il tratto ripreso, ma la linea continua. Ma questa roba del tratto ripreso, ma dove l'avete presa? Si vede che non avete fatto i miei corsi. Si vede anche che non avete seguito, cioè che è da poco che mi seguite, no? Perché c'è cioè, sta roba di andare avanti e indietro è veramente una roba da principiante, eh? Cioè io ve lo dico, è veramente una roba da principiante andare avanti e indietro, eh? Andare avanti e indietro vi rovina la linea, ve la fa diventare più spessa, ve la fa... rischiate di spaccarla, diventa meno, più brutta. Avanti e indietro è da principianti. Proprio da principianti. Negativo. In alcuni casi, che però non vi dico adesso, perché è una roba che possono capire solo quelli che lavorano da tanto tempo, può aver senso, se no le linee non vanno fatte. Al massimo le puoi ripassare, ma va avanti e indietro è da principianti. Avete mai visto un tatuatore che fa le linee? Andate a vedere se va avanti e indietro. Ma da quando? Ragazzi, in giro c'è gente che fa l'insegnante di trucco permanente che non sa fare nulla. Cioè che non sanno tatuare, non sanno fare nulla. Insegnano queste boiate alla gente, avanti e indietro, così vi rimane tanto colore, eh? Sì, a parte che distruggete la pelle della cliente e a parte che le linee diventano tutto tranne che precise, il colore lo lasciate. Equivale a dire che è un sistema per lasciare colore anche se non siete capaci a lavorare. Ma allora così le fa anche un bambino di 10 anni. Però i lavori poi fanno schifo. Nel senso che sono lavori che sì, magari il colore rimane, però. Ok, Giorgia, ma io quando tu dici infatti ho iniziato da poco, sono una principiante. Sì, ma io non ce l'ho con te. Ce l'ho con chi ti ha insegnato di fare avanti e indietro. Cioè, se una persona è principiante, cioè, io intendo gli insegnanti principianti. Perché è ovvio che se una persona inizia, quello che le insegnano se lo porta avanti. E si porta avanti giustamente. Se uno non sa nulla, va da un insegnante, gli spiega di andare avanti e indietro e lei lo fa. Però, cioè, è l'insegnante che è principiante se spiega una roba del genere. Cioè, la devono smettere veramente. Io non ce la faccio più. Io, come dire, io ho gli incubi. C'ho veramente gli incubi, veramente. Gli incubi di sta roba qua. Cioè, ma io veramente non ce la faccio più. Cioè, io veramente dopo anni non ce la faccio più. Ci sono insegnanti che dovrebbero veramente smetterla. Sono sempre meno disponibile ad accettare che esistano delle persone che insegnano le robe sbagliate. Cioè, non è corretto. Eticamente è un dramma. Perché poi insegnano delle robe che a toglierle è difficilissimo. E che purtroppo c'è una, come dire, c'è una quantità di persone che si mettono a insegnare e vabbè, ok, poi tu vai a vedere, non sono capaci a fare nulla, non sanno neanche settare la macchina, non sa, di tatuaggio non sanno niente di colori, però insegnano. Va bene, ok, insegnate pure. Ma per carità, cioè... Vorrei dare un consiglio per chi non ha pigmento per fare pratica. Si può miscelare un po' d'acqua con un po' di polvere di cacao, dice Valeria Castaldi. Beh, sì, se uno non ha del pigmento in casa, certamente può utilizzare il cacao, può utilizzare anche il caffè. Diventerà un pigmento un po' costoso, ma si può utilizzare, certo. Si può utilizzare la cenere, si possono utilizzare un sacco di cose. Si può utilizzare dell'ombretto. Tutto ciò che è una polvere colorata va bene, però di solito nelle case un po' di china, un po' di inchiostro, un po' di colore di qualche tipo c'è, se proprio non avete del pigmento da tatuaggio, se no utilizzate quello da tatuaggio. Lo so, dice, sono capitata in questi corsi avanti e indietro, lo so, però io non ce la faccio più, perché oggi è avanti e indietro, ieri era un'altra cosa, domani ne sarà un'altra. Cioè, io ogni giorno ascolto delle robe abominevoli, veramente. È veramente delle robe abominevoli che io so che vi porteranno, a voi, mica a me, vi porteranno un sacco di problemi. E io, guardate che io sono anni, che faccio divulgazione online, cioè, ma anni e anni, ho fatto più di 300 video, no?
E come vedete, nonostante tutto il lavoro, nonostante tutto gratis, tra l'altro, ci aggiungo, tutto gratis, nonostante questa montagna di lavoro, purtroppo ancora molte persone cascano in questi seminari, corsi fatti da insegnanti principianti, dove imparano cose sbagliate, che non hanno niente a che vedere con la tecnica di tatuaggio vera, e poi questi difetti se li portano avanti fino a che qualcuno come me non arriva cercando di correggerli, però correggere un difetto è molto più difficile che iniziare giusti da subito, è molto più difficile. Nadia dice: "Vero, ma io ho fatto un sacco di corsi e nessuno mi ha parlato di escursione del lago, nessuno di linee così. Cavoli, tutti sti anni a fare cagate." Ma Nadia, il problema non te ne parlano perché non sanno, lo sanno. Non lo sanno, no? Cioè, non te ne parlo perché non lo sanno. Cioè, eppure, cioè, voglio dire, potreste consigliare a questi insegnanti, ma andatevi a vedere i video di Stefano Strano, perché io l'escursione del lago la insegno, le spiego. Ci sono tanti insegnanti che guardano i miei video e poi vanno a insegnare le cose che io spiego. A voglia, tantissimi. Non si degnano nemmeno di ringraziarmi, però ce ne sono tanti. E ce ne sono tanti che invece no, sono così. Boh, insegnano cose. Come fa un insegnante che dovrebbe insegnare a tatuare a non spiegare cos'è l'escursione del lago? Ma io dico, ma come si fa? È come se uno va a scuola di chitarra e non ti spiegano che cos'è l'accordatura. Cioè, ti insegnano a suonare la chitarra, però l'accordatura no, imparatela da sola, oppure se la chitarra si scorda, affari tuoi, la lasci scordata. Cioè, poi queste sono le robe, eh. 5 corsi ho fatto, dice Teresa. Tutti insieme non mi hanno dato quanto te in questo periodo. Teresa, mi fa piacere, mi fa piacere, mi fa piacere. Lo so, ma lo so, lo so, lo so. Guardate che so tutto, io in questo ambiente ci sono da tanti anni, eh. Deborah giustamente dice: "I veri tatuatori fanno delle linee perfette in un'unica passata." È spettacolo, ma certo. Ma perché voi non dovete diventare anche voi vere tatuatrici? Perché no? Io sono qui apposta, eh. Certamente, però, come dire, è più difficile. Vedete l'esercizio che vi sto facendo fare adesso? 7 secondi, 8 secondi, 9 secondi, 7 secondi, 6 secondi. Questo è difficile. Cioè, non devi andare avanti e indietro. Devi imparare a gestire la tua mano. È difficile, è più difficile. Però ragazzi, poi tatui, poi dopo impari a tatuare. Cioè, ma il tatuatore è un mestiere che si impara piano piano, eh. Non è un mestiere che si impara in 5 minuti. Giorgia mi dice: mi dovrò guardare tutti i tuoi video." Ma guardateli, Gioia, Gioia, sì, Giorgia, Gioia, va bene lo stesso. Guardateli, sono gratis, sono disponibili, sono lì. Poi se ti farà piacere fare anche un corso con me, che magari io vedrò anche la tua mano e te la aggiusto, meglio. Se no è lo stesso. Però intanto guardati i corsi. A proposito, a Milano, salvo disgrazie del coronavirus, salvo disgrazie coronavirus, sarò a Milano a giugno la settimana del 15. Quindi dal 15 in poi sarò a Milano, faremo il corso iniziale. Faremo il corso avanzato e probabilmente sarò a Milano anche la settimana successiva. Quindi, se siete di Milano e di dintorni e volete venire al corso, fatevi vive come andate in uno qualunque dei miei video, compreso questo. Nella descrizione del video c'è scritto info sui corsi. Cliccate. C'è un modulo da compilare e verrete ricontattate. Ora, in questi giorni abbiamo già ricominciato a contattare tutti perché abbiamo stabilito che questa settimana sarò a Milano. Abbiamo ancora una cinquantina di persone da contattare, più o meno, su per giù, da tutta Italia, non solo su Milano, che sono quelle che mi hanno scritto nelle ultime 3-4 settimane, che non avevo chiamato perché non sapevo quando avrei riaperto. E quindi fatevi vive perché su Milano il primo corso è già pieno, proprio però perché ci sono già
altre richieste, probabilmente mi fermerò anche la settimana successiva su Milano, perché c'è molta gente dei dintorni di Milano che vuole partecipare. Però, come dire, fatevi vive. Però non ne farò un terzo, perché devo andare dalle altre parti, devo andare a Roma, devo andare a Treviso, devo girare, devo andare in Sardegna. Quindi attenzione, perché anche il secondo corso è facile che si riempa velocemente, quindi se volete partecipare non perdete tempo, perché poi non mi fermerò una terza settimana a Milano. Ve lo dico, vi avviso perché poi se qualcuno rimane fuori, poi deve aspettare il giro successivo e probabilmente andremo dopo l'estate, eh. Sì, Lere, tu sei in attesa di essere contattata. Verrai contattata, non ti preoccupare, verrai contattata. A un certo punto, comunque, io farò un annuncio, dirò: abbiamo chiamato tutti. Se per caso qualcuno ha compilato e non è stato contattato, a quel punto me lo fa sapere. Però generalmente contattiamo tutti. Le lezioni online, guardate, ne ho fatte tantissime. Durante la quarantena, ma abbiamo fermato le lezioni online. Basta. Non farò più lezioni online da adesso in poi perché il lavoro è ripartito, sono ripartite le spedizioni, stiamo lavorando sul dermografo, ho troppe cose da fare, non riesco a stare dietro alle lezioni online. Ale dice: ho mandato una mail per info per Milano per settembre, non sapevo anche a giugno, manderò un'altra mail. No, non ti preoccupare, Ale, quando verrai contattata puoi tranquillamente far presente che ti farebbe piacere passare anche a giugno a Milano, non c'è problema. Valerica mi dice: quale sarà il periodo per Roma? Allora, probabilmente a Roma saremo ai primi di luglio. Ai primi di luglio probabilmente sarò a Roma, anzi te lo do, diciamo, quasi per certo, via. Diciamo, a luglio sicuramente una data a Roma ci sarà. Stiamo cercando di capire un po' anche perché, come dire, cerco di venire anche un po' incontro alle vostre esigenze. Questo periodo è un disastro. Però voi immaginatevi che in 2 mesi devo fare Milano, Roma, Treviso, Sardegna, Armatittaggia, Lugano. Devo girare tantissimo, quindi non è facilissimo organizzare solo in 2 mesi. Non è facilissimo. In più, ho tutte le mie clienti che mi aspettano. Non è facilissimo organizzare, però cercherò di venirvi incontro al meglio possibile, ce la metterò tutta. Comunque a luglio sicuramente una data su Roma la farò. Quindi quando verrete contattate, se siete di Roma, dintorni di Roma o sud di Roma, sapete che a luglio una data su Roma la farò. Probabilmente sarà nella prima metà di luglio, probabilmente sarà nella prima metà di luglio, ve lo dico già, così entrate nell'ordine di idee. Anche in questo caso vi dico, siccome Milano e Roma sono le città dove più velocemente si riempiono i corsi, a Milano do già disponibilità di stare una settimana in più, a Roma per il momento no, perché ho altre date, vediamo. Però se volete partecipare, proprio per questo è meglio fermare il vostro posto. Perché come sapete, come vi ho sempre detto, i miei corsi sono piccoli. Il lunedì sera certo che continua, Teresa. Il lunedì sera continua. Ormai sono più di 2 anni che il lunedì sera non si fermano, eh? Il lunedì sera stanno andando avanti senza sosta da più di 2 anni. E quindi per quale motivo fermarli? Non si fermeranno mai. Non lo so se non si fermeranno mai, però non si fermano, non c'è alcun motivo per fermarli. Lunedì sera ci saranno sempre. Generalmente in un anno mi fermo giusto a Natale, a Santo Stefano, non so, se capita il lunedì al giorno di Capodanno, se capita il giorno di Ferragosto, allora mi fermo. Se no, non mi fermo. Pensate che 2 anni fa, io ero in vacanza, sono rientrato dalla vacanza per fare la diretta. Perché era lunedì e il giorno dopo poi sarei ritornato dove ho una casettina in campagna. Il giorno dopo sarei ritornato in questa casettina in campagna. Purtroppo è caduto il Ponte Morandi e non sono potuto rientrare poi. Ma come dire,
È stato, come dire, io faccio parte di quei fortunati che non erano lì in quel momento perché, come dire, io sono passato sul ponte la sera prima perché sono rientrato e proprio intorno a mezzogiorno sarei dovuto andare via. Quindi l'orario in cui è caduto il ponte, perché alla sera ho fatto la diretta, al mattino dopo avevo intenzione di andare via, più o meno per ora di pranzo, per andare a mangiare in campagna, appunto. Fortunatamente per me, quel giorno lì pioveva fortissimo e siccome pioveva fortissimo, ho deciso di non andare a mangiare in campagna. Tanto piove forte, ci andrò stasera, più tardi, più avanti. Ed è stata la mia salvezza perché non sono passato sul ponte. Poi ovviamente sono però rimasto bloccato a Genova perché quando è crollato il ponte potete immaginarvi che disastro che è successo. Tra l'altro io abito abbastanza vicino al ponte, insomma, in una zona a qualche chilometro dal ponte, quindi potete immaginarvi che disastro è successo e tutto il resto è storia. Allora, Carola Fantozzi mi chiede dove mando la foto. Allora, ti faccio vedere. Questo è il nostro gruppo che si chiama Trucco Permanente Forum, Carola. Eccolo qua, Trucco Permanente Forum, lo trovi su Facebook, tu fai la richiesta per essere inserita nel gruppo, Celeste la accetterà immantinente, subito, e potrai mandare lì la foto del tuo esercizio. Allora, intanto cominciano ad arrivare i primi esercizi. Giustamente io mi sono fatto qualche discorso, così vi ho lasciato il tempo di lavorare. A quel punto lì, ecco qua. Allora, cominciamo a vedere un pochino i vostri esercizi. Prima controllo i vostri. Ok, piccoli e belli. Allora, linee fatte. Ok, farle in modo più lento è più difficile. Certo che farle più lente è più difficile. Certo. Ok. È la prima volta che partecipi, ma ci mancherebbe, non ti devi mica scusare, anzi, Carola, benvenuta. Benvenuta tra noi, è un piacere averti. Anzi, siamo qui apposta, se hai qualunque problema, te lo spieghiamo volentieri cosa devi fare, quindi non ti preoccupare. Siamo un gruppo di amici, non ti preoccupare. Quindi amici, amiche, tutti molto gentili, tutti disponibili, quindi anzi, benvenuta se è la prima volta che sei tra noi. Dunque, andiamo a vedere i vostri esercizi. Dunque, eccolo qua. Qui abbiamo Ale. Allora, beh, sì, io non riesco a valutare, perché io chiaramente posso valutare il lavoro sulla pelle sintetica, perché devo vedere quanto è lacerata la pelle, queste robe qui. Il tuo è un esercizio che è fatto giustamente a mano, sicuramente avrai capito la differenza e la difficoltà di andare più lento. Qui abbiamo Teresa, carissima Teresa. Allora, dunque, vedo poca differenza. Mi sarei aspettato più differenza tra il 7, gli 8, il 9, il 7 e il 6 secondi. Vedo poca differenza. Mi verrebbe quasi da pensare che questi secondi si somiglino un po' tutti, perché vedo troppa poca differenza. Alcune linee forse le hai addirittura ribattute. Come mai? Non vanno ribattute le linee, deve essere un solo passaggio, altrimenti l'esercizio va a farsi benedire. Però qua vedo poca differenza tra 7, 8 e 9 secondi, dovrebbe esserci una differenza abbastanza importante. Qui abbiamo Arianna. Allora, Arianna. Dunque, allora, ecco qua. Come vedete, ed è giusto che sia, sui 6 secondi c'è meno inchiostro rispetto a 7 e qui abbiamo però 8 secondi con più inchiostro rispetto a 9. In generale, Arianna, le tue linee, guarda come iniziano. Iniziano tutte con un punto troppo evidente, e anche con un punto finiscono altrettanto troppo evidente. Sono un pochino tremolanti ancora, quindi quello che ti dico io, Arianna, hai bisogno di fare allenamento sulle linee. Vatti a vedere i miei video sulle linee e lavora su quelli. Poi
Poi, se un giorno verrai e avrai piacere di passare tre giorni con me al corso, ti aggiusto la mano, perché qui c'è bisogno proprio delle basi, eh? Poi, Cinzia, carissima Cinzia, allora. Bene. Esercizio buono. Devo dire che la tua linea è migliorata molto, Cinzia, eh? La tua linea è migliorata molto. Io so che Cinzia ha un po' il difetto di andare veloce e in questo caso ti ho costretto ad andare più piano. Per tutti voi è già la seconda persona che ha più inchiostro nella linea da 8 che nella linea da 9. Questo è molto strano. Allora, andiamo un po' avanti. Anche qui vedo, allora, queste linee sono più dritte, ma non drittissime, sono ancora un po' tremolanti. Sono ancora un po' tremolanti. Il fatto di andare più lentamente vi induce a fare le linee più tremolanti. Uberta, allora. 7 secondi, 8 secondi, 9 secondi, 7 secondi di nuovo. Allora. La prima, questa qua è bella dritta e anche l'ultima è bella dritta. Diciamo che tra i 7 secondi e i 9 secondi c'è molto più colore sui 9 secondi, ovviamente, normale. Però anche questa qua da 7 secondi ce n'è molta. Ok. Andiamo avanti. Momento solo che sto caricando di nuovo la pagina. Ok, allora. Ago da 5, velocità 90 Cheyenne. Bene. Ok. Bene, ecco qua vedo una bella differenza tra 6 e 8, ad esempio. C'è una grande differenza anche tra 6 e 9, c'è una grande differenza. Ecco, questo è l'esercizio come dovrebbe essere. Si deve vedere la differenza tra 6 e 9. Se non si vede, e questo però ve l'avrei voluto dire dopo, ma qua è chiaro, quindi è giusto dire adesso. Se non si vede differenza tra 6 e 9, c'è qualcosa che non va con l'assetto della macchina. Capito, capito cosa intendevo dire? Si deve vedere la differenza tra 6 e 9. Perché ci sono 3 secondi di differenza che sono un'enormità. Se non si vede differenza, c'è qualcosa che non va con l'assetto della macchina. Allora, domenica noto, vediamo un po'. 7, 9. Allora, ricordati di intingere bene l'ago tutte le volte che lavori, domenica, perché se no rischi di avere poco colore. Diciamo nel serbatoio e quindi vedi come queste che rimangono a metà. Ricordati di intingere sempre. Vedi che non vedo praticamente differenza tra 6 e 9, c'è pochissima differenza. Vuol dire che ci sono problemi di assetto della macchina. Le differenze invece ci devono essere. Elena. Allora, io qua vedo chiaramente i punti dove ti si impunta l'ago. Si vede chiaramente che l'ago ti si impunta. Vedi questi punti un po' più scuri? È perché l'ago si impunta. Immagino che lo vedano tutti. L'ago si impunta. Ecco, questa cosa bisogna toglierla. Vuol dire che ti si impunta la mano. Vuol dire che quando tu tiri la mano a un certo punto si blocca sulla pelle. Questa cosa bisogna toglierla. Quindi quella da 9 deve essere meno evidente, giusto? No, Daniela, deve essere più evidente quella da 9, perché quella da 9 vuol dire che ci hai messo più tempo e quindi deve esserci più inchiostro. No,
Non l'hai ribattute, Teresa? Allora mi sembrava di vedere due battute. Va bene, ho visto male io. Bene, Arianna. Allora. Farle in modo più lento è più difficile? Certo che è più difficile. Quindi più lenta vado, meglio è? No, non necessariamente, Uberda. No, 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 no. Brava Ramona, certo. Quindi la 9 deve essere meno evidente? No, la 9 deve essere più evidente. Perché vai più lenta e andando più lenta lasci più colore. Invece la linea da 6 secondi è ovviamente più veloce, perché sono meno secondi è più veloce, no? E secondo, se vai più veloce devi lasciare meno colore. E allora io non vi ho detto niente prima, perché se ve l'avessi detto prima vi avrei influenzato. Invece io non vi devo influenzare, vi devo spiegare le cose come stanno, vi ci devo far arrivare, che è sempre meglio che essere influenzati. L'esercizio è corretto quando si vede differenza tra 6 e 9 secondi. Ora, che ci sia poca differenza tra 7 e 8 e tra 8 e 9 ci sta, ma tra 6 e 9 ci deve essere una netta differenza. E fino adesso l'ho vista solo nell'esercizio di Ramona. Celeste accetta pure. Nel frattempo Celeste ha creato un sondaggio lo faccio vedere, eccolo qua, dove vi chiediamo quale orario per voi è migliore per fare la lezione al pomeriggio. Cortesemente mettete la vostra preferenza, così io potrò fare la lezione all'orario che per voi sarà migliore. Cercando chiaramente di venirvi incontro il più possibile. Allora, abbiamo Marzia Fontana. Ecco, anche nel lavoro di Marzia è evidente che la linea fatta a 9 secondi è molto più nera della linea fatta da 6 secondi. Lo vedete? È chiarissima questa cosa. È chiarissima questa cosa. Quindi l'esercizio è fatto bene, vuol dire che hai una buona capacità, anzi un ottimo controllo della tua mano, bravissima. Allora, qui anche Maria Rosaria, infatti, mi fa felice, perché anche nel tuo caso si vede una certa differenza tra 6 e 9. Anche tu hai fatto il punto in entrata e il punto in uscita, però l'esercizio è fatto bene. Chiaramente io non ve lo dico prima, perché se ve lo dico prima, se lo dico prima, vi tolgo la scoperta, vi tolgo il piacere di capire. Sarebbe un po' come dire, è come fare un indovinello e dire il risultato subito, senza nemmeno darvi il tempo di ragionare un po'. A me quando mi fanno un indovinello, voglio ragionarci perché voglio provare a rispondere. Non voglio sentirmi dare la risposta. Poi, semmai sono io dopo un po' che dico: guarda, mi arrendo, spiegamela. Ma se io ti faccio un indovinello e ti do subito la risposta, ti impedisco di ragionare. Daniela dice: ah, giusto, perché io non sto facendo l'esercizio in questo momento, ok? E infatti dice: è matematica, non ci si può sbagliare sui secondi. Grande Stefano. Esatto, io ho dato due parametri che sono due parametri uguali per tutti, che sono 4 centimetri. E poi ho dato 7 secondi, 8 secondi, 9 secondi e quindi tutti facciamo uguale. L'unica differenza che può esserci tra di noi è l'assetto della macchina. Quindi qualcuno potrebbe usare la macchina più velocemente o meno velocemente. Adesso facciamo due ragionamenti poi su quello. Ok, Teresa, benissimo. Ok, allora vediamo se ci sono nuovi lavori. Se ci sono nuovi lavori, Celeste accettali pure. Bene. È difficile, questo esercizio, eh?
È un esercizio che vi costringe a soffrire. Io lo so che a voi piace disegnare i folletti, gli occhi, le farfalle, i fiori. Lo so che vi piace fare quello, lo so. Però se non imparate a fare una linea in 6 secondi e in 9 secondi, i vostri folletti saranno più brutti, i vostri fiori saranno più brutti, le vostre piante rampicanti saranno brutti. Capito? Purtroppo io sono qui per farvi fare le cose che non avete voglia di fare. Lo so, non sono qui per farvi divertire, sono qui per insegnarvi a lavorare. Se no, faremo altro. Poi magari ci beviamo un caffè insieme dopo, però gli esercizi che vi faccio fare sono quelli che fa fare l'insegnante. E l'insegnante quando, come mai? Cioè, fa sempre fare degli esercizi di solito noiosi. Sì, però gli esercizi noiosi sono quelli che servono. Poi ti diverti dopo. No? Stefano, come dondoli con le gambe oggi sei nervosetto. Ammazza, ammazza se mi fai la posta. Non me ne sono neanche accorto. No, non me ne sono neanche accorto. Per evitare di impurtare l'ago bisogna lasciarne meno fuori o c'è un altro sistema? E allora, dipende, dipende. Una domanda difficile. Diciamo che se lo lasci troppo fuori, rischi di impuntare di più, però in realtà se la mano non preme troppo, l'ago non si impunta, eh. L'ago si impunta, ad esempio, se vai troppo veloce sulla pelle, si impunta. Se no, non si dovrebbe impuntare. Se si impunta, il problema non è l'ago, ma è la mano, proprio il movimento. Ormai mi conoscete come le vostre tasche. Non ho più segreti per voi. Soprattutto lo sapete perché, vi dico una cosa bella, soprattutto perché mi volete bene. Io so ad esempio che Deborah mi vuole bene, lo so perché lo so. Ora voi sapete che, vabbè, io perdo molto tempo, dedico molto tempo allo studio, no? Anche della psicologia. Il sentimento è cognitivo, è una delle cose che ormai sono date abbastanza per scontate. Che cosa vuol dire? Vuol dire che quando vuoi bene a una persona, ecco, il fatto di voler bene a una persona ti rende nei confronti di quella persona capace di capire delle cose in più. Il massimo di questo esempio è la mamma con il figlio. Cioè, la mamma è in grado, ad esempio, di capire del figlio tante cose semplicemente guardandolo, perché il suo sentimento nei confronti del figlio è cognitivo e questo già la natura ci ha creati così ed è indispensabile questa cosa, perché, ad esempio, i bambini piccoli, neonati, fino a una certa età, non parlano, non sono capaci di esprimersi. Quando hanno qualcosa che non va, solo la mamma capisce che cos'ha il bambino, perché la mamma o il papà, ma di più la mamma. Perché? Perché il suo amore per il bambino si tramuta in un atto cognitivo, cioè in un atto di conoscenza. E allora è in grado di capire del bambino tutte quelle cose che servono al bambino per la sopravvivenza proprio. Allargando questa cosa, è evidente che quando a una persona volete bene, beh, inevitabilmente nei confronti di questa persona voi avrete una cognizione, appunto, superiore rispetto alle persone di cui non me ne frega niente, diciamo così. Ecco perché io so che mi volete bene e quindi quando Deborah mi dice stai dondolando le gambe, sei un po' nervosetto, io non mi sento più nervoso del solito, se non che forse sono 2 giorni che sto lavorando come una bestia. Perché ho dovuto ricominciare tutto e quindi non sono più nervoso, solo forse sono un po' più stanco, quello sì, sono un po' più stanco, sì, perché da lunedì praticamente è ricominciato tutto e ovviamente è ricominciato tutto senza mezzi termini, sono stato sotterrato e, come dire, mi ha tolto un po' il respiro sta cosa, e questo è vero, no? Deborah mi dice: posso essere tua cugina? Non mamma. Ma no, ma che c'entra? No, potresti essere mia sorella. Potresti essere mia sorella. Cioè, no? Che c'entra? No?
È lo stesso, ok? Bene, dopo questa digressione un po' psicologica, d'altronde il cognitivismo è una delle correnti psicologiche. Allora, Celeste accetta pure, eh? Ok, non stanno arrivando altri lavori. Ok, mi dice Stefano. Ah, mi avete fregato, mi avete messo in mezzo, no? Mi dice. dice, infatti anch'io ti stavo dicendo che eri un po' nervoso, scherzavo. Sei trasparente, Stefano, non puoi nascondere nulla. Questo succede quando c'è empatia, cioè, no, ma io non voglio nascondere, vi ho sempre detto tutto, eh. Vi ho sempre detto tutto quello che mi passa per il cervello, io veramente, io non sono assolutamente capace di nascondere perché sono, cioè, mi ritengo, come dire, molto retto, non nel senso della parte finale dell'intestino, ma retto nel senso di dritto, nel senso di no, io non mento perché mentire è da codardi e allora io non mento mai e sono pronto ad affrontare tutto ciò che deriva dal fatto di non mentire, come ad esempio non essere simpatico ad alcuni, no? Ecco, però non succede niente. E quindi quando provo qualche sentimento, non mi ci metto nemmeno a nasconderlo. Vi dico la verità, non sono nervoso, sono solo un po' più stanco del solito. Questo sì, questo sì. Un po' anche perché evidentemente, come dire, ripartire ed essere sotterrato di telefonate, email, code da fare, e ovviamente questo riduce le energie, questo è evidente. Però energie ne ho da vendere. È che come dire, vi siete accorti che sono un pelino più stanco, va bene così. Sì, ma io quando sono qui con voi non ho alcuna intenzione di nascondere nulla. Cioè io voglio essere rilassato, se no non ci starei qui con voi. Io voglio essere rilassato. E quando sono rilassato non me ne frega niente. Se sono nervoso ve lo dico, se sono stanco ve lo dico, se qualcuno mi ha detto una brutta parola e le rispondo male. Quello che mi passa per la mente ve lo dico, non ci sono filtri, va bene così. Allora, dovrebbero esserci dei lavori nuovi, mi dicono Celeste, dovrebbe esserci un lavoro di Silvia. D'altronde ci sono molte persone tra di voi che mi hanno visto per così tanto tempo, per così tante ore, che hanno anche capito e sanno leggere molto bene la mia comunicazione. Quindi è proprio inutile che io tenti di nascondere qualsiasi cosa, perché non mi interessa. Va bene così, anzi, grazie che vi preoccupate, grazie, no, sono solo stanco, non vi preoccupate. Allora, Daniela dice: hai un grande senso dello humor e una grande cultura. Yeah, grazie Dani, grazie. Allora, Giorgia dice: scusatemi tanto, potresti dirmi il nome della pagina di Facebook? Certo, si chiama Trucco Permanente Forum. Trucco Permanente Forum, lo trovate qui. Allora, Trucco Permanente Forum. Dice, non puoi piacere a tutti, c'è anche chi ha gusti di... Sì. Giorgia, tra l'altro Giorgia è un bellissimo nome e mi ricorda quella bellissima canzone che la mia amica Daniela saprebbe cantare benissimo, Georgia on my mind. Georgia. Quante volte l'ho cantata anch'io? Male, ma suonata meglio. Però mi è sempre piaciuta molto. Allora, dovrebbe essere arrivati dei lavori nuovi, andiamo a vederli. Dunque. Ah, vi ha messo in crisi, questo lavoro delle linee,
Eccoli qua, ci sono dei lavori nuovi. Sì, che ci sono. Se ci sono. Bene, bene. Allora, vediamo un po' di andare all'ultimo. Eccoli qua. Allora, Marzia Giangiulio. Bene, Marzia, come vedi c'è una netta differenza tra 6 e 9. Bene. Bene. Ora, nello specifico direi che nel tuo caso 6 è troppo veloce. Quindi, per tatuare nel tuo caso, secondo me, dovresti stare alla velocità di 8. 7, 8. Secondi, intendo. Con l'ago a una punta, Vanessa ci ha dato proprio dimostrazione perfetta di quello che dicevamo. Perché l'ago a una punta, siccome scrive poco già di suo, chiaramente ci mette più a disagio. E infatti, vedete quale grande differenza c'è tra 6 secondi e 9 secondi? Enorme differenza. Anche nel tuo caso, probabilmente, gli 8 secondi sono la misura più giusta. Isa, Isa. Allora, vediamo un po'. Sì, qua c'è 7 secondi, qua 9 secondi e c'è una bella differenza. Tra 7 e 9 vedo una bella differenza. Bene, 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 bene. Allora, qui vediamo. Allora, Ela, bravissima Ela, hai fatto una cosa che mi piace molto, Ela. Allora, 7. 8 e 9, guardate che differenza tra 7, 8 e 9. 7, 8 e 9, c'è una grande differenza. 7 è di nuovo uguale a 7 di prima. Qua hai fatto una cosa molto bella. Hai fatto 4, 5, 6, 7, 8, 9. Guardate come si vede bene la differenza. Brava, brava Ela. Evidentemente tu hai la capacità di gestire molto bene la velocità della tua mano. Vuol dire che hai già raggiunto un livello di controllo decisamente più alto, brava. Ok, la pupetta era più scomoda, Emanuela, vabbè, non è importante. Ok, vedete che sulla testa di silicone, che potrebbe essere un nuovo insulto, una no? Brutta testa di silicone, no, testa di silicone serve per studiare. Ecco, sulla testa di silicone. Ecco, vedete, nonostante la differenza, c'è un problema proprio tecnico di tatuaggio. Vedete? Un problema tecnico di tatuaggio. Qua credo che sia stato usato un ago da 1, mi sembrerebbe. Ecco che quindi, Emanuela, e lo dico per tutti, vi rendete conto di quanto sia difficile usare l'ago da 1? Veramente molto, molto difficile. Silvia. Allora, 7, 8, 9, 7, 6. Allora, nel tuo caso c'è un po' troppa poca differenza, anche se vedo comunque differenza tra 6 e 9, però la differenza è un po' poca. È un po' poca. Allora, forse hai il termografo che va un po' veloce. Ora poi lo dico. Lo dico per tutti. Vai pure Celeste, accetta pure i nuovi lavori. Mayra mi dice: sì, verissimo, sei d'acqua e sapone dentro e fuori. lo so. Ma io, guardate che, come dire, io non mi fido mai, non mi fido mai di alcune categorie di persone, no? Allora, non mi fido mai di chi non si arrabbia mai, ad esempio. Le persone che non si arrabbiano mai non mi ispirano fiducia. Perché? Perché se una persona non si arrabbia vuol dire che è controllata, è misurata. E quando una persona è troppo controllata, è troppo misurata, vuol dire che sta mentendo sempre. È sempre sulla menzogna, cioè è sempre sul nascondimento delle sue opinioni, è sempre sul nascondimento delle sue emozioni. E quindi quelli che non si arrabbiano mai, non mi fido per niente. Non mi fido nemmeno di quelli con i quali non litigo mai. Non è possibile andare d'accordo con tutti sempre. Non è possibile. Quindi ogni tanto ci deve essere qualcosa su cui non siamo d'accordo. Poi non è che bisogna litigare per forza, però qualcosa su cui non siamo d'accordo ci deve essere per forza. Perché se parliamo di tanti argomenti, qualcosa ci deve essere. Se andiamo sempre, 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 sempre d'accordo, ma non d'accordo nel senso di essere amici, quello è ovvio. Però lasciate stare gli amici, parliamo di persone di quella fascia più larga, no?
quelle persone che vengono chiamate yes men, no? Quelle persone che dicono sì a tutti, perché dicono sì a te, poi dicono sì a quell'altro. Ecco, quelle persone lì non mi piacciono. Io con quelle non riesco ad avere a che fare. Sì, ma io quando Romola dice io non alzo mai la voce, ma non c'entra niente. Una persona si può arrabbiare, cioè le sue emozioni le fa trasparire come gli pare, no? Però una persona che rimane sempre piatta, no? Sempre piatta. Avete presente Marco Travaglio quando parla, no? Marco Travaglio quando parla è sempre piatto, sempre piatto. Né aumenta né diminuisce il tono, è sempre piatto. Perché? Perché lui è attentissimo a ogni parola che dice. Beh, d'altronde l'hanno già ben denunciato 10 volte, non una, ma 10 volte per diffamazione. E quindi starà, visto con tutti i guai giudiziari che ha passato, ovviamente dovrà ben stare attento a quello che dice. Ed è infatti sta molto attento a quello che dice. E io non mi fido così tanto delle persone che stanno troppo attente a quello. Anche io evito di dire parolacce, evito di dire robe fuori luogo, però... Io intendo di persone proprio che stanno attente, che pesano ogni parola che dicono. Ecco, quelle lì non... Io non sono così, io non sono così. Ogni tanto mi scappa la parola di troppo, ogni tanto... non sono così. Perché tra amici si deve essere sinceri. E se poi si litiga, bene, si litiga. E poi dopo si fa la pace, no problem. Andiamo a vedere i vostri lavori. Dunque, allora vediamo un po'. Si sta caricando la pagina. Allora, c'è un lavoro di Adina con un pigmento rosso. Allora, Adina, sei molto precisa. Vedo poca differenza, in realtà... C'è differenza tra 6 e 9, la differenza in effetti c'è, sì, c'è abbastanza differenza, ma il pigmento rosso è un pigmento che scrive tanto, quindi è normale che si veda poca differenza, però anche nel tuo caso ora ti do un consiglio. Ok, allora direi che possiamo fermarci qui. Possiamo fermarci qui e vediamo di capire... Ale giustamente dice, chi non prende mai una posizione non ha carattere e personalità, mi sa tanto di persona fasulla. Certo, perché capite che prendere posizione vuol dire, vi faccio un esempio, preferisci le arance o le mele? Se io ti dico, sinceramente preferisco le arance, ecco, ovviamente tutti quelli che preferiscono le mele potrebbero dire, ecco, vedi, Stefano Strano non mi piace, lui preferiscono le arance. E anziché apprezzare invece la sincerità, avrebbero forse apprezzato di più una risposta di questo tipo. Preferisci le arance o le mele? Ah, mi piacciono moltissimo entrambe. Ecco, questa secondo me non è una risposta, perché non è una risposta, non hai risposto alla domanda. Preferisci le arance o le mele? Se tu mi dici che preferisci entrambe, vuol dire che ti stai preoccupando di compiacermi. Ti stai preoccupando di metterti sempre e comunque dalla mia parte. Ecco, tu sei una persona che, ad esempio, non può essere in grado, ad esempio, di gestire un'attività, di guidare qualcosa. Perché quando guidi qualcosa devi saper prendere delle decisioni, devi saperti mettere da una parte piuttosto che dall'altra. Questi personaggi invece di solito vengono messi a fare i commerciali, di solito vengono messi a fare i venditori, questi personaggi che hanno questo profilo psicologico. Perché? È perché ovviamente nel momento in cui tu devi vendere non devi mai metterti in contrasto con il tuo cliente. Se il tuo cliente dice che gli piacciono le pere, tu automaticamente dirai sì, in effetti le pere piacciono anche a me. E se il tuo cliente dice ma a me piacciono anche le arance, il venditore dirà sì, in effetti le arance piacciono molto anche a me. E il venditore in realtà è una persona che non esprime mai le sue opinioni, perché le sue opinioni sono pericolose, perché potrebbero fare sì che il compratore non compri. Ecco, io, siccome voi sapete, non sono un venditore,
conosco bene le tecniche di vendita, ho insegnato psicologia della comunicazione all'università, quindi, caspita, sono abbastanza edotto su queste robe. Però ho deciso che la mia vita non andava in quella direzione ed è il motivo per cui vi faccio i video gratis, è il motivo per cui faccio tutta una serie di cose che non sono assolutamente tipiche di un venditore, anzi l'esatto contrario. Allora, vediamo. Adesso vi do il consiglio per tutti. Ho aspettato di vedere gli ultimi lavori. Intanto ho un po' chiacchierato, vi ho detto un po' di cose. Come dobbiamo prendere la questione se, ad esempio, non abbiamo molta differenza tra 6 e 9 secondi? Probabilmente, se non avete differenza tra 6 e 9 secondi, ipotizzando che davvero abbiate fatto in 6 e 9 secondi, perché se avete, come dire, se avete sbagliato i tempi, nel senso che anziché essere 6 e 9, poi se misuriamo sono 5 e 6, beh, allora lì l'esercizio non serve a niente. Quindi ipotizziamo che abbiate davvero usato 6 secondi e 9 secondi contati di orologio, e nel caso fatelo, perché lo potete fare con un cronometro qualunque, lo potete fare. Ecco, ipotizzando questo, l'errore probabilmente sta, anzi sicuramente sta, nella gestione delle impostazioni della macchina. Se non avete molta differenza tra 6 e 9, probabilmente la vostra macchina sta andando troppo veloce. E quindi anche quando utilizzate 6 secondi, troppo veloce intendo come battute, quindi come voltaggio, anche quando utilizzate 6 secondi, la battuta è troppa. È troppa. Provate a fare altri esercizi a 5 secondi, a 4 secondi. Dovete trovare il modo per cui non lacerate la pelle sintetica e lasciate una buona quantità di colore. Vedrete che starete più o meno intorno ai 7 secondi. A 7 secondi, con una macchina, ad esempio con la Cheyenne, a 8,5 volt, Cheyenne Thunder intendo, ecco, più o meno a quella velocità lì, più o meno otterrete una battuta giusta. Quando uscirà il nostro dermografo, dovremo un po' resettare, perché il nostro dermografo funzionerà con un wattaggio un pochino più basso. Questo perché? È perché sì. perché sì, perché poi ve lo spiegherò nelle puntate prossime, no? Quando vedremo il dermografo vi spiegherò tutte le caratteristiche e vi dirò. Comunque, capito? Cioè, con l'Axion uguale. Più o meno vedrai che a 8,5, circa 8,5 volt, lavori bene sui 7 secondi, più o meno. Se vai più veloce, cioè con meno secondi, lasci poco colore. Se vai più lento, e cioè con più secondi, laceri la pelle. Lasci tanto colore, ma laceri la pelle. Dovete trovare la vostra formula per lasciare abbastanza colore e contemporaneamente non lacerare la pelle. Quindi allenatevi a fare 4 secondi, 5 secondi, 6 secondi, 8 secondi, 9 secondi, 10 secondi. Giocate, imparerete a conoscere il vostro dermografo, va bene? No, il voltaggio deve essere uguale, Lere, ovviamente, hai capito male, il voltaggio deve essere uguale. Se avete fatto le linee tutte uguali, vuol dire che avevate il voltaggio troppo alto, abbassate sto voltaggio. Ad esempio, Adina che dice, ho usato Ago da 1 velocità 130. Velocità 130 è veramente troppa. Infatti Adina, per aver usato un Ago da 1, e le linee sono troppo grosse. Vuol dire che hai pestato tanto, troppo. Allora, Ale mi chiede, una Cheyenne Thunder con alimentatore Eikon, a quanto dovrebbe essere il voltaggio? Ma allora, secondo me 8,5 è perfetto.
8 e mezzo va benissimo. Poi, se ti trovi meglio a 8 e 7, ok, però diciamo che 8 e mezzo secondo me va bene. Nel dubbio meglio un po' meno che un po' di più. Però 8 e mezzo già la macchina viaggia, eh. Col tattoo sono abituato con macchinetta bobina per linea, il voltaggio generalmente tra 8 e 10. Non c'entra niente, Ale, perché le macchine a bobina funzionano ognuna con un parametro diverso, quindi non c'entra niente, non c'entra niente. Ok? Bene. Ela dice: brutta testa di silicone, sono morta dalle risate. Eh sì, è brutta testa di silicone. Eh? Ma c'è la testa di silicone. Forte, 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 forte. Bene. Credo che anche oggi abbiamo visto qualcosa di interessante. Quanto tempo si deve impiegare per fare un pelo, Adina? È difficile dirlo perché dipende da quanto deve. Intanto, quanto lungo un pelo, quanto lungo. Quelli sono molto diversi dall'inizio alla fine del sopracciglio. Quanto lungo, quindi tu, una volta che tu hai imparato a fare quei 4 centimetri alla velocità giusta, userai quella velocità lì per fare anche i peli. E vedrai che non servirà più andare avanti e indietro. Maledizione, non andate avanti e indietro. Imparate a tatuare. No, avanti e indietro. Perché andate avanti e indietro perché andate troppo veloci. Ecco, no, avanti e indietro. No, avanti e indietro. No, avanti e indietro. Mi straccio le vesti. No, avanti e indietro. Se tu che mi stai. Se c'è qualcuno che insegna, per carità, non insegnare ad andare avanti e indietro. Scrivimi. Ti do due dritte, ma ai tuoi allievi non insegnare ad andare avanti e indietro, perché fai dei danni che poi mi tocca aggiustare a me. Quindi smettila, eh? Ok, va bene. Silvia mi dice lascia 8 volt. Con la Proton, no, 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 con la Proton 8 volt va bene. O va benissimo 8 volt la Proton. Anche 8 e 2. Bisogna fare tanti esercizi, scrive Lere. Brava, esatto, brava. Ci hai capito? Esatto. Come diceva un amico quando ero giovane, un amico vecchio quando ero giovane, che diceva: tu sei uno che c'hai occhio, tu sei uno che c'hai occhio, mi diceva, no? Mi diceva, pensa te, mi diceva: tu sei uno che c'hai occhio, è fantastica, fantastica. Lo so, non è colpa vostra, ma infatti io non ce l'ho mica. Siamo qui, Teresa, siamo qui proprio per imparare, per togliere le brutte abitudini, eh? Lo so benissimo che non è colpa vostra, ci mancherebbe altro. Togliamo le brutte abitudini. Daniela, non ti posso aiutare perché i voltaggi di altre macchine, di quelle macchine lì in particolare, sono molto particolari perché hanno motori piccoli che viaggiano a voltaggi più alti. Da quando seguo te non l'ho più fatto. Bravissima Teresa, bravissima, ma vedrai che piano piano togliamo tutte le cose che non servono. Tutte le cose che non servono, diventerete tutte bravissime. D'altronde, nel nostro gruppo di lavoro, ragazzi, c'è della gente che lavora veramente bene, eh? No, no, Stefano, tranquillo, linea diretta. Ecco, bravissimi. Cioè, Lere dice: non stracciarti i capelli, per favore. Allora, Lere, scusa, ma stai mettendo forse un attimo il dito nella piaga? Non stracciarti i capelli, mi dici? Stai mettendo un attimo il dito nella piaga? Va bene. Sappiate che io quando ho cominciato a perdere i capelli ci ho patito tantissimo. E a distanza di tanti anni continuo a patirci tantissimo. Per me i capelli sono una roba che veramente soffro a pensare di che non mi crescono più i capelli. Ormai, come dire, pazienza, però insomma, diciamo che un'altra decina d'anni con i miei capelli almeno mi sarebbero piaciuti, eh? Ecco, quindi per favore. Sapete che su quel lato lì è un po' ci patisco. Va bene, va bene, va bene. Ma voi potete prendermi in giro sui capelli, non c'è problema. Ok, allora, ci vediamo di nuovo venerdì. Se non ci sono notizie di nuovo alle 15, comunque. Attenzione, attenzione al gruppo Trucco Permanente Forum perché metteremo l'orario di venerdì.
Vediamo un po' la gente cosa risponde, perché oggi comunque siamo stati 40-45, che va bene per carità, però rispetto al centinaio che eravamo la settimana scorsa, vuol dire che ci siamo persi molte persone per strada. Dobbiamo capire qual è l'orario giusto per essere più utili a tutti, va bene? Quindi rimanete in contatto. Qualcuno mi dice cosa penso della tricopigmentazione. Beh, allora, qua, Teresa mi diceva: sei bellissimo così, grazie, grazie. Ah, qua, guarda come mi rincuori, Teresa, grazie. Allora, mi dice, cosa ne penso della tricopigmentazione? Mi chiede Nadia Akulov. Allora, la tricopigmentazione, secondo me, è una tecnica che dal punto di vista del come è stata concepita, aveva anche delle buone intenzioni. Sinceramente, ho visto veramente tantissimi esiti di tricopigmentazione bruttissimi, bruttissimi, anche a distanza di tempo. Io dico solo una cosa: chi ha proposto e chi propone tantissimo la tricopigmentazione ha il mio stesso problema di calvizie. Ecco, e lui non si è sottoposto a questo trattamento. Mi sembra più che sufficiente per rispondere alla domanda. Potrebbe funzionare, potrebbe non funzionare. È molto difficile, molto complessa da fare. Però secondo me c'è un problema fondamentale sulla tricopigmentazione. Il problema per cui io alla fine ho deciso di non mettermici, no? Il problema primario è che secondo me c'è poco business. Cioè, mi permetto di darvi questo consiglio, cioè, se voi volete farlo, cioè, come dire, secondo voi quanti clienti di tricopigmentazione troverete? Quanti, ad esempio, io non mi sottoporrò mai a questo lavoro. Quanti clienti troverete? La domanda che vi faccio io è: non è forse meglio imparare a fare bene le sopracciglia dove invece le clienti abbondano? Conoscete qualcuno che vive facendo solo tricopigmentazione? No. Io ho il polso della situazione da nord a sud e vi assicuro che nessuno vive solo di tricopigmentazione. Non ce n'è neanche uno. Quanti clienti ci sono? Pochi. Pochi. Tanti soldi, tanto impegno, risultati scarsi, pochi clienti. Ma non è meglio far bene le sopracciglia, le labbra e gli occhi? Almeno quelli clienti ci sono. Si può vivere? Sì, certo. È un mestiere che funziona? Sì, certo. E allora perché mettersi delle difficoltà da soli? Ecco perché io non mi sono mai occupato di quello, o meglio, mi sono occupato nel senso che ne ho studiato, ho capito le tecniche, come funziona, ho visto tutto quello che dovevo vedere e alla fine ho tirato una somma e ho stabilito che non mi interessava. Ok? Bene. Deborah dice: non vedo l'ora di salutarti di persona col gomito. Vabbè, quando ci vedremo a giugno. Perché Deborah sarà presente al corso avanzato che faremo a giugno a Milano. Forse non ci sarà più bisogno, forse ci si potrà anche abbracciare come le persone normali. Però vedremo, 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 dai. Ok, vi auguro buona prosecuzione di giornata. Ci vediamo venerdì. Ciao a tutti. Ah, anche oggi vi ho spiegato una roba, cioè, che, come dire, è una roba importante, tenetelo a mente, tenetelo veramente a mente. Come lo vogliamo chiamare? Lo vogliamo chiamare segreto? Non è un segreto, è matematica, è tecnica, perché non ci sono segreti. Quando io dico che il segreto è che non ci sono segreti, intendo questo: 4 centimetri, 7 secondi. Non ci sono segreti, è tutto qui. 4 centimetri, 7 secondi. Nessun segreto. Ciao.